Il pannello di fatturazione elettronica contiene un elenco dei metodi di pagamento presenti di default a sistema, ad esempio assegno, assegno circolare, bonifico, carta di credito o contanti. Potrai visionarli sul menu Anagrafiche del pannello ed utilizzarli per le tue fatture, ma potrai anche censire nuovi metodi personalizzati. Vai su Anagrafiche, Pagamenti. I metodi già censiti a sistema hanno l'icona a forma di computer sotto la colonna Sistema. Inoltre, vedrai vuoto il campo Azioni, perché non puoi né modificarli né eliminarli. Se vuoi creare un metodo di pagamento personalizzato, clicca su Aggiungi nuovo in alto a destra. Dovrai indicare un nome per il metodo di pagamento in creazione e il numero di rate in cui vuoi suddividerlo, ad esempio 3. Se vuoi che il pagamento avvenga in una sola soluzione, digita il valore 1. A questo punto, scegli la modalità di pagamento. Se il pagamento è in un'unica rata, vedrai solo il campo Modalità di pagamento. Se hai inserito più rate, potrai scegliere una modalità di pagamento diversa per ogni rata o mantenerne una unica. Da riferimento pagamento indica se la scadenza delle rate deve decorrere a partire dalla data indicata in fattura o dalla fine del mese di emissione della stessa. Se non scegli nessuna opzione, il sistema considera il pagamento alla data di emissione della fattura. Nella sezione Prima rata dopo, indica dopo quanti mesi o giorni decorre la scadenza per il pagamento della prima rata della fattura. Digita 0 se vuoi che la scadenza per effettuare il pagamento sia il giorno stesso della fattura o a fine mese dall'emissione della stessa, in base a cosa hai scelto sul riferimento pagamento. Se le rate sono superiori a 1, dovrai compilare anche le parti Frequenza rate e Ripartizione IVA. Dal menu a tendina Ripartizione IVA, scegli se vuoi che l'IVA sia ripartita su tutte le rate o sia conteggiata tutta nella prima rata. Puoi anche scegliere che la prima rata contenga il solo pagamento dell'IVA. A questo punto, clicca su Salva per censire il metodo in anagrafica. Potrai anche collegarlo a un cliente salvato in anagrafica. In questo modo, durante la creazione di una fattura, vedrai sempre la sezione Dati pagamento precompilata con questi stessi dati per quel cliente. I metodi di pagamento sono censiti in anagrafica in ordine alfabetico. Puoi modificarli o eliminarli utilizzando gli omonimi pulsanti o modificare l'ordinamento cliccando sul titolo delle colonne. Per configurare un account PayPal, clicca sull'omonimo pulsante. Potrai registrare un conto PayPal o configurare un account già esistente come metodo di pagamento. Scegli Accedi e segui i passaggi indicati dal sistema.